Sicuramente la bioeconomia circolare è una realtà che sta trainando l'innovazione, la capacità del paese di essere competitivo e di essere resiliente. La bioeconomia, per come la conosciamo noi, si basa su tre pilastri che sono la rigenerazione territoriale, la tutela del suolo e l'interconnessione tra i settori. Quando parliamo di bioeconomia parliamo di fatto di un metasettore che è fortemente legato alle aree locali, perché consente di produrre con scarti, residui, sottoprodotti, cioè con ciò che è disponibile localmente, e nel modello italiano parte della riconversione di impianti dismessi. Quindi questo è un elemento molto importante da considerare, perché ci consente di conciliare lo sviluppo industriale, la creazione di posti di lavoro con la tutela dell'ambiente e della salute umana e animale. Quindi soprattutto per una regione come la Campania, che ha inserito la bioeconomia nella propria strategia di specializzazione intelligente, che ha nelle biotecnologie industriali il motore per l'innovazione, ecco, per una regione come la Campania, che ha un forte settore, una forte capacità di fare ricerca, può essere una leva per creare sviluppo industriale. Questo significa però oggi supportare sempre di più la ricerca e consentire che ci sia un mercato attraverso un sistema regolatorio che parte dalle regioni, arriva al governo nazionale, ma sempre di più coinvolge l'Unione Europea.